partiamo dall'inizio della gravidanza, sia sul territorio che in ospedale. Abbiamo queste pazienti che vengono assistite sia dall'ostetrica, e qui abbiamo un percorso della gravidanza fisiologica che viene in autonomia gestita dall'ostetrica, senza l'intervento del medico. L'intervento del medico vi è soltanto nel momento in cui l'ostetrica richiede la presenza del medico per il riscontro di una patologia. La figura professionale dell'ostetrica, secondo me, deve essere valorizzata in tutto, sia nella gestione della gravidanza fisiologica, sia nel percorso del parto fisiologico. Tant'è che viene identificata durante il periodo della gravidanza una gravidanza a basso rischio da una gravidanza ad alto rischio o a rischio comunque, dove entra sempre in gioco la figura del medico. Mentre nella persona del basso rischio in realtà non dovrebbe neanche entrare, come succede in, per esempio in Inghilterra, ci sono pochi medici, questo è il motivo, viene gestita in autonomia dall'ostetrica sia la parte diagnostica, quindi con l'ecografia addirittura, sia la parte della gestione della gravidanza fisiologica. Quando dovesse riscontrare un problema, chiaramente per i secondi livelli ecografici e per problematiche che possono subentrare, l'ostetrica ne segnala la presenza e chiaramente interviene il medico. Altrimenti l'ostetrica gestisce in autonomia tutto quello che è il percorso, dalla parte iniziale della gravidanza, quindi dal primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre, parto, e successivamente, dopo il parto, c'è la fase del puerperio, che è importante che venga sempre gestita sempre dalla persona dell'ostetrica. Questo direi che è una cosa che ci tengo molto che vada avanti, che prosegua e che venga esasperata, nel senso che è importante che la figura dell'ostetrica prenda il suo, che è appunto il parto e la gestione della gravidanza fisiologica, cosa che in tante strutture non viene appoggiata per niente, anzi viene spesso ostacolata, perché c'è storicamente la figura del medico che vuole accaparrarsi la sua parte della gravidanza. Tant'è che io vorrei anche che si sviluppasse nella struttura una parte di libera professione, non so adesso se sarà possibile dal punto di vista legale, nel senso contrattuale, certo. Perché a me piacerebbe che venisse addirittura data la possibilità alle pazienti di scegliere come libera professionista l'ostetrica che viene ad assisterla anche nella fase del parto, qualora non fosse effettivamente in turno. La disposizione dei locali della sala parto disegna un po', ricalca un po' quello che è il percorso che fa la gravida in ingresso quando viene ricoverata nella nostra struttura. Questa è la sala monitoraggi, è una sala che noi utilizziamo come primo approccio quando arriva la nostra futura mamma, per così incominciare a chiederle un po' il motivo per cui viene in ospedale, fare un po' di anamnesi, fare la cartella clinica e controlliamo come sta il bambino, facciamo un monitoraggio. Allora, questa è la nostra stanza di pronto soccorso e accettazione, perché in sala parto tutti quelli che sono gli accessi di pronto soccorso vengono visti da questo lato, e la visita di accettazione, l'ecografia di accettazione la facciamo in questa stanza. Dopodiché abbiamo un po' tutti gli elementi in mano per valutare la nostra gravida, se è in travaglio, se invece è nella fase preparante. Decidiamo se è in travaglio, proseguiamo e andiamo nelle sale travaglio. Se invece fosse ancora una fase preparante o comunque l'indicazione del ricovero è di altra natura, la signora va in reparto nell'unità di degenza. Questa è la sala travaglio. In una abbiamo la vasca per il travaglio e parto in acqua, nell'altra abbiamo la liana piuttosto che lo sgabello olandese per partorire in posizioni alternative. Nel nostro ospedale offriamo sia la possibilità di partorire in modo naturale, quindi con la posizione che la donna sceglie, assecondando tutte quelle che sono le richieste della donna, sia il parto con la partoanalgesia. La fortuna, io la chiamo fortuna dopo tanti anni che faccio questo mestiere, di partorire in una struttura così piccola è di avere del personale dedicato. Ogni donna che travaglia, che partorisce, ha la sua ostetrica che la segue dall'inizio alla fine. C'è questa continuità di assistenza
che fa in modo di andare incontro alle richieste delle donne e di anche mettere in atto tutte quelle che sono un po' le pratiche, tipo il massaggio, l'utilizzo degli oli, le posizioni, che aiutano a tollerare il dolore del travaglio. E noi abbiamo un'ostetrica che è dedicata per tutto il travaglio e per tutto il parto a quella paziente, per cui non molla mai la paziente, rimane sempre attaccata, diciamo, per quanto possibile, alla paziente, la coccola, le parla, entra in contatto, le fa il massaggio alla schiena, cerca di farle assumere la posizione più idonea alla sua condizione, per cui noi abbiamo la possibilità di utilizzare le liane, per cui se la donna vuole dondolarsi sulla palla può farlo tranquillamente per attenuare il dolore. Abbiamo la spalliera, abbiamo una serie di strumenti che ci consentono di attenuare il dolore senza dover ricorrere ad un'anestesia. Questa è la seconda sala travaglio, che è quella un po' che utilizziamo per le signore che decidono di partorire in una posizione che non sia quella tradizionale, quindi in piedi piuttosto che accovacciata. Lo facciamo utilizzando, vabbè, a parte che i nostri letti si trasformano e favoriscono comunque una posizione diversa alle donne, ma comunque utilizzando questa liana a cui proprio la donna si attacca, si appende e può partorire in piedi. La liana piuttosto che dopo che la mamma ha partorito, resta, come in tutte le sale parto, resta la mamma in sala parto sotto stretto controllo di chi ha assistito il parto per 2 ore. La mamma può tenersi qua il bambino e se ha deciso di allattare può cominciare ad attaccarlo al seno se la mamma vuole, se il bambino è pronto per essere attaccato al seno. Le 2 ore con la mamma le passa qui e incomincia quello che è l'avventura dell'allattamento al seno. Alla sala parto sono annessi 2 ambulatori, uno di diagnosi prenatale, quindi amniocentesi e villocentesi, l'altro di patologia della gravidanza. Tutto quello che è gravidanza a rischio viene seguito in questo ambulatorio. Oltre all'amniocentesi che veniva già fatta, c'è anche la villocentesi che non è mai stata fatta in crema fino a quest'anno, che la traslucenza nucale che veniva già fatta, viene continuato ovviamente, è tutto quello che è la diagnosi prenatale, sia invasiva che non invasiva, viene portata avanti, viene continuata, ed è importante che questa cosa continui e prosegua, perché dall'inizio della gravidanza noi gestiamo tutto in continuità, ok? E nel momento in cui poi dopo passiamo nel secondo trimestre abbiamo la possibilità di gestire tutto quello che è morfologica, quindi l'ecografia del secondo trimestre, e adesso abbiamo la possibilità di gestire anche i secondi livelli del secondo trimestre, perché abbiamo un collega che è venuto a lavorare qua da noi e che si occupa della gestione delle ecografie di secondo livello, quindi abbiamo un qualcosina in più rispetto al passato. Poi tutto il resto della gravidanza viene gestita, se patologica, dagli ambulatori di patologia della gravidanza che erano già stati attivati nel passato e che comunque continuano con gli stessi operatori. C'è sempre la responsabile, dottoressa Cavallone, che si occupa di portare avanti la gravidanza patologica vera. Nel rispetto dei criteri di sicurezza che devono accompagnare l'evento della nascita, abbiamo una sala operatoria annessa e direttamente collegata con le sale travaglio parto. Questo è un grande vantaggio perché nelle situazioni di emergenza o di urgenza il non dover mettere la mamma in ascensore, spostarci a un altro piano, ci fa ovviamente ottimizzare i tempi e poter fare un intervento di taglio cesareo in tempi molto molto brevi. Questa è la stanza dove portiamo tutti i bambini che nascono in sala parto, sì, quindi sia nati da parto spontaneo sia nati da parto cesareo.
per i nati da parto spontaneo, il bambino lo mettiamo nudo sulla pancia della mamma, aspettiamo qualche minuto, chiudere il cordone ombelicale, ci accerchiamo in una condizione di benessere e della mamma e del bambino di rispettare quelli che sono un po' i tempi della natura. Una volta chiuso il cordone ombelicale, il bambino viene portato su questo lettino, che è un lettino riscaldato, viene visitato dal pediatra, facciamo il bagnetto e poi ritorna con la mamma e resterà con la mamma per tutto il resto del ricovero. Anche per i bambini nati da parto cesareo, cerchiamo di, compatibilmente con quelle che sono le condizioni di benessere del bambino, comunque di rispettare un pochino i tempi, di non chiudere subito il cordone ombelicale, di farlo vedere alla mamma già in sala operatoria, perché le donne sono quasi tutte sveglie, i cesarei vengono fatti da anestesia spinale, quindi la mamma lucida, la mamma cosciente, vede il suo bambino per prima e poi lo portiamo da questa parte, viene visitato dal pediatra in presenza del papà del bimbo. Cerchiamo di appoggiare tutti i ginecologi che lavorano anche privatamente sul territorio, cercando di agevolarli nella gestione di queste pazienti. Non so, le faccio un esempio: se un ginecologo da fuori che ha seguito la propria paziente ha bisogno di prenotare un esame piuttosto che un'indagine, oppure un esame, per esempio, un'ecografia di secondo livello, piuttosto che il parto cesareo perché ha la necessità di fare il cesareo, io ho cercato di agevolare questi medici che una volta magari facevano un pochino più fatica a gestire i colleghi. Io gli ho dato il mio numero personale, gli ho detto: guardate, voi mi chiamate, mi contattate e io cerco di snellire le procedure burocratiche facendo venire direttamente la paziente e agganciandola direttamente all'ospedale. Abbiamo la possibilità di gestire il travaglio in acqua, il parto in acqua, abbiamo la possibilità di fare la peridurale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi se la paziente la dovesse richiedere, qualora ci fosse la necessità, noi invitiamo sempre le pazienti a fare la visita con l'anestesista prima del termine, in modo tale da avere il cartellino anestesiologico pronto e che qualora dovesse Mi richiedere la permetti, paziente, certo. anche se non la vuol fare, io comunque consiglio alle pazienti di fare la visita con l'anestesista, perché noi abbiamo così la certezza che qualora ci fosse la necessità sia della paziente sia dell'ostetrico che segue il travaglio e il parto, perché qualche volta noi abbiamo la necessità di chiedere all'anestesista un aiuto perché la paziente sfinita non riesce più a gestire il dolore Chiede, e chiede certo. proprio l'analgesia. Allora, in quel caso è una, diciamo, motivazione, una richiesta da parte dell'operatore, non più della paziente. E in quel caso, chiaramente, se abbiamo già fatto la visita, sono stati firmati i consensi, la paziente è stato spiegato com'è la tecnica, eccetera, eccetera, ovviamente abbiamo i tempi, oltre al fatto che dal punto di vista medico-legale non è, possibile acquisire un consenso in travaglio attivo di parto, perché è un momento in cui qualunque persona, qualunque donna firmerebbe qualunque cosa pur di togliersi il dolore, no? Quindi teoricamente non è Certo. valido, ecco. Allora, il regalo di Natale per le ostetriche quest'anno è stato un piccolo stereo, anzi in realtà due, che ci ha regalato il dottor Siliprandi, il direttore dell'unità operativa, così da permetterci il parto in musica. Quindi noi abbiamo la possibilità, travaglio e parto, con la musica, o che la donna magari ha già scelto in gravidanza, la musica che le piace di più e ci porta il CD, oppure noi abbiamo dei CD registrati con della musica New Age, una musica molto rilassante che favorisce il rilassamento in travaglio. La depressione postpartum è un argomento molto importante, molto attuale e molto nel passato trascurato. Perché? Perché quando in passato vedevamo le pazienti un po' depresse, perché la parola giusta è quella, venivano un po' trascurate, venivano un pochino lasciate a se stesse e spesso queste patologie andavano solo peggiorando. Oggi, grazie a questo aggancio, abbiamo anche creato dei questionari per cui abbiamo una rete diciamo di dimensione protetta, e questo ci consente di dare un aiuto a queste mamme finalizzando questa assistenza semplicemente allo scoprire delle patologie gravi che possono essere agganciate direttamente al servizio e eventualmente, qualora fosse necessario, anche allo psichiatra.
inizialmente alla psicologa, che analizza, chiaramente aiuta se possibile senza farmaci, altrimenti con il supporto dello psichiatra viene assistita. La difficoltà data dall'aumento delle donne extracomunitarie che hanno comunque una barriera linguistica. Ecco, come si affronta questo? Allora, noi lo affrontiamo, abbiamo la possibilità di interpreti che intervengono grazie all'azienda, abbiamo un contratto con una cooperativa esterna che ci dà una mano per le traduzioni, per cui nel momento in cui abbiamo bisogno del mediatore linguistico, perché non ci si capisce, abbiamo la necessità di far firmare un consenso, abbiamo la necessità di spiegare una procedura chirurgica, abbiamo la necessità di spiegare qualunque cosa, noi abbiamo 24 ore su 24 la possibilità di usufruire di questo servizio. Questo è il nido. Allora, i bambini abbiamo detto che stanno in camera con la mamma 24 ore, a volte però ci sono delle situazioni in cui la mamma è stanca perché ha fatto un travaglio lungo, oppure le prime ore dopo un taglio cesareo, il bambino, se la mamma non gradisce averlo in camera, lo lasciamo al nido. I bambini, quando hanno bisogno di un'osservazione specifica, vengono appunto affidati alla nostra osservazione, che permette di rilevare i segni e i sintomi che permettono di intervenire eventualmente il medico in caso di necessità clinica. Dallo scorso anno la patologia neonatale, che prima era attigua alla pediatria, è stata trasferita in questo locale strettamente collegato al nido. Questo in un'ottica di limitare al minimo la separazione della mamma e del neonato. Spesso i neonati che sono in patologia neonatale sono nati da parto cesareo, quindi le mamme dovevano affrontare il percorso per arrivare in pediatria, non era di poco conto per una signora che aveva appena subito un intervento di taglio cesareo. Adesso li abbiamo qua, quindi le mamme sono molto più vicine dalla camera, devono solo venire qui in patologia neonatale per vedersi il loro bambino. Questo bambino sta facendo una seduta di fototerapia. Spesso dai bambini piccoli, dai neonati, succede che i genitori si preoccupano tantissimo per il fatto che l'ittero colora la pelle dei bambini di giallo. È una cosa abbastanza naturale, nel senso che spesso i bambini hanno un numero di globuli rossi altissimo al momento della nascita, vengono disgregati e danno la colorazione alla pelle gialla. Questa colorazione, questa bilirubina, viene disgregata dalla lampada violetta e quindi si fanno queste sedute di 24 ore, di solito 12 o 24 ore di luce, che permette la disgregazione sotto la cute di questa bilirubina in eccesso.